Fate prima voi, facciamo. Posso? Vai, vai. Posso andare? Cari ragazzi, qui in diretta dalla fiera di Ferrara, dedicata al software militare, elettronica, cartoni e robe varie. SMT al gran completo insieme ai Green Dragon Software. Mamma mia, anche in sincrono qua. Abbiamo l'occasione. Ma pure per noi, la cosa. Ovvio. Abbiamo l'occasione, grazie ai ragazzi di Freeshot.it, Freeshot, e linkiamo tutto, di recensire un fucile della Madonna. Ah, ve l'ha dato la Madonna proprio? Proprio della Madonna. Magu sta per Madonna, la cantante americana. Quindi cari ragazzi, Magu l'aveva scoperto, significa Madonna, eccetera 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 eccetera. Incredibile. Lo prendati, porti il bimbo qui davanti. Luce divina dietro. Puoi prendere anche quello preparato? Ma... Oh, prendi anche quello preparato. Oh. Io non farei dopo. Io vi direi cari ragazzi. Ma il prezzo ve lo cercate voi, ve lo cercate. mica su fatti nostri. Noi dobbiamo recensire i fucili, mica esatto. Il prezzo lo recensi, giusto? Vai, giusto. Chi comincia? Cari ragazzi. Cominci te. Così dopo andiamo voi. No, guarda, cari ragazzi. Sono la valletta io, vai. Ad minchiam di canem proprio. Proviamo. Magpul, PTS, fucile di nuova generazione, nuova concezione, piccolissimo. PTR. Cosa ho detto? PTS. Prima stronzata, subito. Prima sfondone. Contiamole. Si fa a posto. È un PTS. PTS è la versione da training per simulazione. Che noi dovremmo dare l'esempio. Che è la branca della Magpul che l'ha prodotto, che si è caricata la produzione. PDR è il modello. PDR è il modello. Io sapevo, Se vuoi puoi mettersi anche PTV. Dai, andiamo avanti. Beh, PTV. Comunque, fucile per l'urbano, prego. Sappiamo che questa è la Magpul, una delle marche più prestigiose che potete trovare sulle repliche. Questo è bello. Come potete vedere è piccoletto, ma comunque la sensazione di peso c'è. È parzialmente in metallo, troviamo questa parte principalmente che ricopre il calcio in ABS. Volete aggiungere qualcosa voi? Notiamo. Certo. Non è ABS. È tutto nylon iniettato in fibra di vetro. Vai, secondo sfondone, su. Vai, siamo a due. Siamo a due. Ecco, questo. Uno. Oh, prego, io ho già detto qualcosa, tocca a voi. Vai. M tenga. Vada. Ok, no, allora notiamo subito che fucile bullpup, cioè che andiamo a trovare il caricatore dietro al grilletto, quindi andremo a trovare una canna abbastanza lunga, cioè corto il fucile, ma cazzuto comunque, bello preciso. Che dire? Potente fino all'inverosimile. Prego. Io. Ma questo è un dettaglio che c'è sull'arma vera. Ok, che mi dica. Una cosa che mi è piaciuta di questa. Puntagli il coso. È che la Magpul non è riuscita a mandare con questo modello in produzione per il momento, ma è arrivato prima nel software. Ah, lo sapevo anch'io. Volevo dirlo. Questo modello è un modello militare, non ha, come tutti i modelli di questa serie militare, non hanno la sicura. La raffica e il colpo singolo vengono regolati dalla pressione del grilletto. Come lo Steyr UG. Come lo Steyr UG. Con un sistema similare però all'interno del gearbox. Tutta la meccanica viene rimandata indietro, come diceva giustamente il vostro collega, per avere tutto canna. Esattamente. Il comodo del sistema bullpup, serie bullpup. La regolazione dell'op-up si fa a fucile chiuso senza dover tirare mica tirare cose. Perfetto. Da questa rotella qui sotto. Non era tipo ECS per capirci. Rondellona ECS che è più facile da lavorare. La batteria sta qui, sta qua, non sta qui sotto. Grip nel motore. No, sta qua ragazzi. Qua. La grip qua. Nel motore. Nella versione terzo versione di settembre 2014 in poi ti danno nella scatola una prolunga da mettere qui sotto per poter mettere le batterie un po' più delle 750, perché altrimenti già con le 1100 rompeva le balle. Avete sentito ragazzi, un fucile assolutamente pratico e potente. Qui non posso sbagliare. Abbiamo un RIS su cui possiamo, bravissimo, diciamo, bravo, mettere ciò che desiderate. Bravo. Da un'ottica a una torcia, fate un po' quello che vi fa. Io ce l'ho preso. Basta. Montate pure. Avete detto tutto voi, io non so più cosa dire. Direi che l'ho provato in urbano personalmente. Devo dire che è comodissimo perché è corto e ha una bella cadenza. Come hai detto te, la raffica si fa premendo più forte e il singolo sfiorando il grilletto. Comunque è veramente un bel fucile. E i pallini dovrebbe spararli da qua, se non sbaglio, no? Se non sbaglio è dalla canna. Ma da quale dei buchi, però? Quale? Due tips, due trucchi fighissimi che ho visto fare i miei clienti. Nativamente regge le 11.1. Esperto del negozio, io avrei una curiosità. Lei mi sa dire esattamente come mai ci sono questi punteletti qua intorno al, diciamo,
alla fuoriuscita principale della canna. Come mai? Semplicemente è pura, per espesse. È pura stilizzazione. Questi sono solo alleggerimenti di materiale perché il fucile deve essere più leggero possibile. Ah, perfetto. Se avessero una funzione balistica, sarebbero non tutti simmetrici, ma sarebbero asimmetrici, in modo da compensare l'alzo del fucile. Proprio così. E una cosa carina che puoi mettere qua, se hai voglia, è inserire i LED di navigazione. Ah, ecco, perfetto. E un trucco che vedo usare molto spesso, che l'ha fatto anche il mio assistente Gilberto, è rimuovere questi pins che servono per l'armamento dell'armavera, ma a noi non ci servono a niente, e inserire qui la bulloneria per mettere le slitte laterali per gli accessori. Perfetto. Un'altra cosa molto interessante che puoi fare è rimuovere questa parte del dorsetto e metterci il remoto, perché dentro c'è l'alloggiamento. E se metti professional, metter la torcia qua e Dragon, il remoto qua davanti, così tu quando Green, tu se metti Dragon professional qua, ragazzi, il remoto già sotto la mano. Un'altra delle cose importanti di questo fucile è che non hanno tutti i fucili, perché è molto bilanciato, non hai bisogno di contrappesi. Bene, vuole aggiungere qualcosa? Quindi alla fine fucile comodo, fucile da urbano, pratico. Fucile pratico, fucile supporta tutte le batterie, le 11-1 possibilmente. Ares, che lavora molto bene in questo periodo. Ares, meccanica, quindi mica ciuffoli. Prezzo, e poi abbiamo prezzo, cercatelo voi, voi inutile. Da voi. Noi lo vediamo, ma ragazzi, non si mostra. Ah, è compatibile con qualsiasi tipo di M4 magazine, quindi i caricatori M4 sono tutti perfettamente compatibili. Compatibili? No. Quarto sfondone, vai. Di serie appena uscito di fabbrica, funziona solo con i PIMAG. Madonna. Solo con i PIMAG originali Macul, non prodotti da altre aziende. Schifo. Se tu vuoi mandarlo con altre, con altri caricatori, devi aprire il coperchio, svitare, ci sono due viti che sono il rimando dello sgancio, e a quel punto puoi montare quello che vuoi. Perfetto. Ragazzi, ultima cosa in velocità. Questo è un custom di questo negozio, water transfer incredibile, spettacolare, outer barrel, silenziatore, canna interna più lunga in acciaio di vostra produzione, giusto? Di sintesi, cioè un fucile con intorno controcazzi. Quindi solo l'ottica, guarda che è, infatti, se vedete su YouTube c'è il video 50 metri 8 centimetri di rosa. La stilizzazione tipo muta di rettile è molto molto questa figa. È l'invetica della Cryptex, si chiama Typhoon. Molto bella. Molto bella. Cari ragazzi, grazie. Da S è tutto. M pure. E c'è anche te. Passo. Tutti insieme. Passo. E chiudo. Thank you so much. Facci un card. Ma no, grazie a voi. Non grazie a noi. Dio, l'ho fatta senza rompere niente, incredibile. Dove hai messo quella cappa? C'ho caldissimo. C'ho caldissimissimo. Yeah.